Niente, i sottopi, Bayern vincono. Perché questa sconfitta, ragazzi? Vabbè, la partita è stata combattuta. Addirittura. Il primo tempo. No, vabbè, il primo tempo abbiamo giocato meglio noi, senza dubbio. Infatti è finito 2-1 per noi, comunque potevamo anche divagare. Mentre tipo loro il secondo tempo sono entrati col piglio giusto, hanno segnato qualche gol in più e poi la partita è rimasta stazionaria. Cioè, noi abbiamo avuto qualche occasione. Abbiamo provato a reagire, ma. Comunque la partita è stata equilibrata. Sì, sì, abbiamo preso. Cioè, solo io ho preso una traversa e un palo. Ricky ha preso pure un palo netto. Antonio pure. Così due. Così, vabbè, è così due fortissimo. Però io ho giocato a Dio. Sì, no, vabbè, ma non è un fatto di prestazione dei singoli né di squadra. Cioè, certe volte gira anche male. No, infatti, si è giocato bene, mi ha giocato comunque anche nel collettivo bene. È che certe volte non gira e quindi alla fine si perde. Non entra, tipo. Oggi eravate 8 in campo, stranamente. Cioè, beh, è stato un caso comunque. Perché io c'è stato un disguido e quindi tipo. Non è che sono i Leverkusen e quindi giochiamo in 8. Cioè, le Leverkusen sono. Più che altro da loro mancava Bonello, chiaramente. Capitano. Porto Palo sabato prossimo. Porca vacca. Vabbè, non è una partita che ci cambia molto. Cioè, come va? Avete già la testa, diciamo. Sì. Cioè, la partita importante è quei fabulosi. Alla fine, se riusciamo a tirare qualche punto di Porto Palo, ancora meglio. Ma comunque, non è. Sì, progetto, Pepo Fazzari. Alla fine è una partita con un'altra. Cioè, era più importante questa. Fare qualcosa in più in questa. Tipo. Anche più sentita. Sì, no, Porto Palo è una partita chiaramente difficile perché non sfavoriti, quindi si fa quel che si può. Cioè, la testa è già, come dici tu, i fabulosi, perché vogliono scontro diretto. Per finire, qualcosa da dire sui Bayern? Sui Bayern. Bayern, una buona squadra. Cioè, ovviamente qualche individualità c'è. Santo Stefano tira davanti tutto il reparto. Poi in difesa abbastanza bene Leo, il portiere, l'altro Santo Stefano pure una buona partita. Ma tocca qualunque oggi, non si capisce come. Pure di faccia l'ha preso. E poi anche questo Mattia Leone comunque è un grande attaccante. Però. Sì, sì, cioè nel senso magari. Cioè nel senso molti di voi non crea magari la superiorità, però cioè, quando hai capito l'occasione non sbaglio, anche alla distanza, buon tiro. Infatti mi fatto mi prego gol, una serie. Va bene ragazzi, allora grazie dell'intervista, ci vediamo sabato prossimo, va bene? Grazie ragazzi. I Bayern rispondono alla vittoria di Space Jam e Vispardamu, ma questi Vispardamu comunque sono imprendibili secondo te? Vispardamu sono molto bravi, hanno letto che spesso risolve la partita. Io ci sono assente tra l'altro. Esatto, e poi anche se non c'è lui c'è comunque tutta la squadra che è veramente buona. Comunque tornando ad oggi avete fatto una bella vittoria importante oggi, contro gli isotopi. Sì, oggi era molto difficile secondo tutti. È stato molto difficile perché eravamo consapevoli che loro erano forti in tutti i reparti, che in difesa avevano Modica. Ciao. Buffoni. Sì. In difesa avevano Modica che è stato molto bravo e mi ha reso la vita difficile. E poi Ciattaglia. Scusa, Giovanni che mi vuole salutare. Ciao Giovanni. Ciattaglia e tutti gli altri che comunque hanno tutti un buon tiro, corrono un sacco, che questa cosa non è mancata, no? Abbiamo corso tantissimo. Il secondo tempo di più e poi siamo riusciti a segnare. A due partite alla fine nel campionato può succedere di tutto, almeno nelle zone alte oppure non lo so. A questo punto penso che sia difficile conquistare il primo posto, non so se matematicamente ancora si può. Però dobbiamo difendere il secondo posto che è importante anche per i playoff. Dobbiamo stare attenti. Per quanto riguarda me, nella classifica dei gol sono sotto i primi. In questa essenza di letto diciamo ha riaperto la classifica del capocannoniere. Beh, un po' sì, anche se ancora lui è lontano. Ora non so quanti gol sia. Sta passando chiunque. Infatti. Però se continuo così c'è la possibilità. Forse ancora. Forse visto che mancano ancora due giornate e poco. Va bene, va bene. Ok Mattia, ti ringrazio, una buona serata, ci vediamo sabato prossimo. Ciao.